Il maltempo flagella la Toscana, provoca danni ingenti e purtroppo anche delle vittime. Una vera, tragica emergenza che evidenzia ancora una volta la fragilità del nostro territorio e l'imprevedibilità e la potenza dei fenomeni meteorologici. Tutti i gruppi politici in Consiglio regionale condividono la necessità di scelte condivise per il futuro. Tra una seduta e l'altra del Consiglio regionale lavorano come sempre le commissioni, discutono atti, proposte di legge, ascoltano gli interlocutori, hanno certo autonomia e spirito di iniziativa. Ecco perché alla presentazione del bilancio di un anno di mandato, il terzo del Consiglio regionale, c'erano anche i presidenti di alcune commissioni. Torneremo anche su alcuni argomenti che il Consiglio ha discusso nelle sedute del 24 e 25 ottobre. Era stata approvata una nuova legge sulla pesca dilettantistica, c'era stato un lungo confronto sulla possibilità di realizzare un CPR in Toscana. Trovate tutto sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale. Oggi però in particolare analizzeremo il bilancio e la situazione del Parco della Maremma. La paura del futuro domina tra i giovani toscani, quelli che hanno tra 20 e 30 anni, emerge da un'indagine dell'Ordine degli Psicologi presentata nei giorni scorsi a Palazzo del Pegaso. Poi ci sono il timore dell'abbandono e della solitudine e quello per le malattie e la morte. Ai bambini fa più spavento la guerra. Tanti eventi, come sempre, trovano spazio e visibilità qui nella sede del Consiglio regionale. Anche campioni toscani dello sport ricevono, a volte a domicilio, come in questo caso, un riconoscimento per i loro risultati. Ecco allora, nel suo paese, la campionessa Alice Volpi, atleta senese, medaglia d'oro ai mondiali di Milano nel fioretto. Prato, Livorno, Valdera, sono impressionanti le scene che abbiamo documentate nelle nostre edizioni straordinarie del telegiornale. Piogge torrenziali, strade allagate, argini rotti, mare in tempesta, alberi caduti, statue addirittura divelte e purtroppo un bilancio tragico di vittime. Dopo aver parlato con tutti i gruppi consiliari, in diretta TV a Telegranducato è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. A noi il compito di costruire le condizioni perché tutti i cittadini della Toscana tornino in sicurezza. Devo dire che c'è stata disponibilità nel mettere la servizio anche i militari, l'esercito a disposizione per aiutare a sanare la situazione. È una ferita profonda, ma la Toscana è la Toscana, quindi sono certo che presto torneremo a rialzarci e chi oggi è in difficoltà tornerà a sorridere. Non sarà semplice, sarà un percorso lungo e ognuno deve fare la sua parte con serietà. Cosa farete in Consiglio regionale a fronte di questa nuova emergenza che c'è stata? Ma guardi, ora io chiederò al Presidente Gianni, me l'hanno chiesto i capigruppo tutti praticamente, insomma il Presidente a valle dell'incontro con la Presidente Meloni aggiorni tutte le forze politiche, tutti i capigruppo, quindi insomma io penso che a valle di quello decideremo quali azioni mettere in campo. Noi tantissime risorse non ne abbiamo, no, come Consiglio, però quelle che abbiamo io vorrei metterle a disposizione per dare un minimo di ristoro rapido, veloce a chi sta oggi soffrendo. Sì. Cosa sono e cosa fanno le commissioni del Consiglio regionale? Quelle permanenti esercitano le funzioni istruttorie e quindi in qualche modo di preparazione e referenti, quindi di consultazione e dibattito negli ambiti di loro competenza. Così c'è quella che si occupa del bilancio, quella per l'ambiente e il territorio, un'altra per la sanità e il sociale, una per lo sviluppo economico, ce n'è anche una per la cultura e l'istruzione ed è diventata permanente anche quella per l'Europa e le relazioni internazionali. Possono disporre ispezioni, svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni, altri soggetti e promuovono la partecipazione. C'è poi la commissione di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione. Il Consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati e commissioni di inchiesta su questioni di interesse regionale. Detto tutto questo, è chiarito così che le commissioni sono un pilastro del Consiglio regionale. Ascoltiamo i presidenti di alcune di esse nel loro intervento qui a Firenze durante il bilancio dei primi tre anni esatti di mandato. Il primo che sentiamo è Giacomo Bugliani, che guida la Commissione Affari Istituzionali e Bilancio. Ancora nell'ultimo anno l'attività della prima commissione si è dimostrata particolarmente intensa perché è da questa commissione che transitano gli atti finanziari principali che riguardano la vita della Regione Toscana e che toccano tutti i cittadini.
come ogni anno, quindi si sono trattati, oltre che il bilancio di previsione, diverse variazioni di bilancio che hanno portato importanti risposte al territorio toscano, ma anche il documento di economia e finanza che traccia, in armonia con il programma regionale di sviluppo, le linee strategiche per il futuro della regione toscana. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della regione toscana. Anche oggi ascolteremo molti temi legati all'ambiente e alla difesa del nostro territorio. E in fondo l'emergenza maltempo che abbiamo vissuto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, va proprio in questa direzione. Negli ultimi tempi la Commissione Territorio e Ambiente si era dedicata con particolare attenzione al nuovo piano dei rifiuti e dell'economia circolare. Sì, è sicuramente l'obiettivo più importante quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare. Ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano. Ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica. Dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico, non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la regione può far tanto su questo argomento. Noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla commissione, è una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla. Dicevamo della commissione di controllo, che è sempre presieduta da un consigliere di opposizione, ecco come ha lavorato, ascoltiamo il presidente. È un bilancio importante, abbiamo ascoltato tanti dei nostri interlocutori, coloro che guidano gli enti e le società partecipate a cui la regione appunto ha conferito mandato e patrimonio per svolgere determinati servizi. Ci sono tante situazioni complesse da affrontare, dalla situazione delle terme, in particolar modo Terme di Montecatini S.P.A., Fidi Toscana, Firenze Fiera, situazioni in chiaroscuro in cui la Commissione trasversalmente ha posto domande cercando anche insieme delle soluzioni. In più il compito naturalmente di verificare il bilancio consolidato dell'ente e il bilancio e il rendiconto, diciamo, e va poi con la procedura di parifica alla Corte dei Conti, e anche la volontà di dire la nostra sul patrimonio, perché la Regione ha un patrimonio enorme, sia di beni materiali ma soprattutto immateriali, e tantissimi beni immobili che dovranno essere oggetto di un'attenta rivisitazione, scegliendo ciò che è strategico da ciò che non lo è. Interviene anche la Presidente della Quinta Commissione, che si occupa di cultura e istruzione e che in questi mesi è stata particolarmente attiva anche con molte iniziative pubbliche. Beh, la Commissione Cultura è stata impegnata, oltre alle attività ordinarie che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura. La nuova legge sulla pesca dilettantistica consentirà alle associazioni di pescatori di ricevere in concessione il 15% delle acque interne. L'approvazione delle nuove norme, che sono state votate a maggioranza, ha suscitato un ampio dibattito. Le diverse posizioni politiche sono ancora disponibili sulle pagine di Regionando del nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale. Molti anche commenti al documento poi approvato, che sostiene la contrarietà della Toscana alla realizzazione qui di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci resta da approfondire un tema che è insieme ambientale ed economico, perché il Parco della Maremma è naturalmente un volano per tutta l'economia del comprensorio. A maggioranza è stato approvato
fatto il suo bilancio e nella discussione sono arrivate anche altre considerazioni. Premettiamo che il bilancio di esercizio 2022 non ha ancora ricevuto il parere favorevole della comunità del parco. La comunità è composta dai sindaci di Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana e dal presidente della provincia di Grosseto. Qualche numero comunque: il valore della produzione è di quasi 2,4 milioni, più del 12% in più rispetto al 2021. I costi della produzione ammontano a poco più di 2 milioni e il 7,8% in più dell'anno prima. Questa è la differenza. L'utile di esercizio, 280.000 euro, viene destinato per il 20% a riserva legale per eventuali perdite future. L'80% verrà destinato, secondo le richieste del parco, per spese di investimento come piste ciclabili e ristrutturazione del centro visite. Sono stati investiti circa 35.000 euro. Il parco è una realtà davvero importante per il territorio. L'anteparco della Maremma si conferma una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo, anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid, dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio, però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico, ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del parco ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti, e devo dire che oggi la discussione in aula diciamo che ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del parco. Nei giorni precedenti i membri della Commissione Territorio e Ambiente avevano visitato direttamente il parco. Questa iniziativa è stata apprezzata da tutti i gruppi. Sul bilancio comunque il centrodestra si astiene. Sul Parco della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo, siamo stati come commissione a visitare quella struttura, abbiamo parlato con chi dirige il parco alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito. Infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi, perché in Consiglio regionale a volte arrivano bilanci di previsione con ritardo di 2 o 3 anni, in questo caso oggi approvavamo con il nostro voto di astensione il bilancio consuntivo 2022, ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente, questo ci è stato detto dagli enti, dai soggetti che gestiscono il parco, così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa. I consiglieri della Lega esprimono anche un'altra perplessità. Non c'è stato, lo abbiamo verificato, il voto della comunità del parco, cioè la comunità del parco non si è espressa. Anche qui il Presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi, come dire, non intervenire, però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo, anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche a una carenza di ruolo politico, cosa che il Presidente ci ha escluso. C'è una legge in Toscana che istituisce lo psicologo di base, così come il medico di famiglia e il pediatra. È stata approvata dal Consiglio regionale esattamente un anno fa, era il novembre del 2022. Desta allora particolare interesse l'iniziativa che si è svolta in questi giorni, la presentazione di una nuova indagine degli psicologi toscani sulla condizione di giovani, adolescenti e bambini. Ebbene, il futuro spaventa sempre di più i nostri 20-30 anni, sarà colpa della pandemia, del disagio crescente che viviamo, ma certo il quadro che emerge non è del tutto incoraggiante. Dominano anche il timore dell'abbandono e della solitudine e poi quello per le malattie e la morte. La fascia d'età in cui viene rilevata una maggiore paura della guerra è invece quella dei più piccoli, dei bambini. Crescono l'abuso digitale e i disturbi del sonno, oltre ai problemi relazionali. Questi giovani, questi nostri giovani, hanno molta paura a affrontare questo mondo. Del resto è un mondo fatto, purtroppo, dopo gli strascichi del Covid, anche di guerra, anche di cambiamenti climatici, anche di difficoltà a trovare alloggi quando si esce fuori di casa. Insomma, è una precarietà che sta diventando cronica e la paura è molto frequente e costante, rilevata dai nostri studi. La paura della guerra invece è stata rintracciata di più nei bambini.
L'indagine dice che il 73% dei nostri psicologi vedono un aumento della richiesta di prestazione psicologica, soprattutto appunto dai giovani adulti, dagli adolescenti e dai bambini. Il dato importante da sottolineare è come il disagio psicologico che si è evidenziato, è un disagio che va analizzato in contesti diversi, perché emerge un disagio nell'ambito scolastico ma anche nel contesto lavorativo, e come quindi sia importante anche focalizzarsi su interventi che siano mirati quindi per gli specifici contesti ma anche soprattutto per fasce d'età, perché si evidenzia appunto un disagio, paure, sintomatologie che sono diverse per le fasce d'età. La Toscana, dice il Presidente del Consiglio regionale, si è mossa allora nella direzione giusta. Noi abbiamo voluto per primi approvare una legge che istituisce la figura dello psicologo di base, una legge che dobbiamo finanziare ancora di più e meglio. Questa è una legge di civiltà, tanto che altre regioni italiane hanno seguito la nostra proposta, perché la salute mentale è importante quanto la salute fisica. Ce lo dice purtroppo questi risultati, ci dicono che la pandemia, la guerra, ma anche l'utilizzo dei social network purtroppo influiscono tanto sulla vita delle ragazze e dei ragazzi. Siccome il nostro obiettivo è costruire dei cittadini del futuro, che siano cittadini con una capacità di saper leggere il presente in maniera più critica, dobbiamo costruire tutte le condizioni perché davvero tutto questo sia possibile. In verità i risultati di questa ricerca si muovono nel solco di quanto era già emerso durante la pandemia, sottolinea il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali. Sì, ridescrive un trend che noi già con la pandemia abbiamo individuato, già i dati allora erano ovviamente assolutamente allarmanti e continuano ad essere preoccupanti, tipo di ansie, di fobie, i bisogni di assistenza psicologica sono importanti, e quindi da parte nostra come Consiglio regionale quello che abbiamo già detto a partire dagli Stati Generali della Salute è che quando si stanno costruendo le case di comunità, quindi il servizio territoriale, dobbiamo considerare la competenza psicologica come una competenza essenziale, così come quella dell'assistente sociale e del medico di base. E abbiamo fatto appunto quella legge, la legge dello psicologo di base, perché la Toscana si caratterizzasse fin da subito con questo elemento. Alla presentazione interviene anche il primo firmatario della legge toscana approvata il 9 novembre 2022. L'augurio evidentemente è che questo strumento possa dare quelle risposte che i cittadini, sicuramente giovani come emerge dallo studio, ma anche meno giovani, si aspettano, perché il benessere psicologico è un diritto e come tale va garantito, e le aspettative di salute delle persone mutano nel tempo. Adesso io dico fortunatamente c'è un concetto di salute più ampio, più pieno rispetto magari a qualche decennio fa, dove bastava l'assenza di malattia. E questo è un quadro con cui le istituzioni si devono confrontare, appunto, come dicevo prima, per dare risposte il più adeguate possibile. La Commissione Sanità e Politiche Sociali è stata impegnata anche nei suoi lavori ordinari. Al centro della discussione stavolta c'è stata la proposta di legge al Parlamento per un maggior sostegno al sistema sanitario. Si chiede insomma di incrementare il finanziamento fino a raggiungere una percentuale che sia almeno del 7,5% del prodotto interno lordo. La richiesta però non convince affatto il centrodestra e la questione diventa anche politica. Il consigliere Petrucci parla di una richiesta volta solo ad attaccare l'attuale governo nazionale. La Commissione si è concentrata anche sulla digitalizzazione della sanità e sull'attuazione del PNRR, ascoltando Andrea Belardinelli, responsabile del settore sanità digitale e innovazione. Alcuni dati interessanti: dal 2020 ad oggi gli accessi al fascicolo sanitario elettronico sono stati 7,3 milioni, al CUP online dal 2019 ad oggi 1,1. Ancora sono state 235.000 le televisite e le prenotazioni per i prelievi ed esami di laboratorio sulla piattaforma Zero Code sono state circa 3 milioni.
Alice Volpi, medaglia d'oro individuale a squadre nel fioretto ai mondiali di Milano, riceve un riconoscimento speciale anche dal Consiglio regionale. Glielo consegnano il vicepresidente Scaramelli e il sindaco di Monteroni d'Arbia durante un'iniziativa di beneficenza. Alice è ovviamente una ragazza che è nata nel nostro territorio, è cresciuta, è legata al territorio, ha mantenuto dei rapporti e poi ha avuto dei successi e dei meriti sportivi straordinari. Rappresenta non soltanto Monteroni, ovviamente Siena, la Toscana, nel mondo, l'Italia, e questo oggi è la soddisfazione di una regione che le vuole riconoscere il merito, di una ragazza che poi è semplice, che è cresciuta in una piccola comunità come Ponte d'Arbia ed è rimasta molto legata, molto umana nei saluti, nelle amicizie, nei contatti. È una persona che appunto è rimasta veramente legata al nostro territorio. Questa è la soddisfazione di avere, diciamo, la possibilità di avere una grande campionessa a livello mondiale, e quindi oggi questo riconoscimento e questa festa è un abbraccio da parte mia, la possibilità di riconoscerle tutti i meriti da parte della Regione Toscana, quindi teniamo stretta il legame con Alice e con la sua terra e con la nostra terra. È una serata di festa, appunto, è sempre un piacere accogliere Alice e ci fa anche questo regalo, è un'occasione anche, come dire, di ritrovo, di unità di tutta la comunità che attorno a lei, insomma, si unisce a lei per festeggiare i suoi successi sportivi, che secondo me sono anche la dimostrazione di come nella vita, partendo da un piccolo paese di provincia, quindi dalla periferia, con talento ma anche capacità, determinazione, impegno e voglia di fare, si possono raggiungere risultati importanti, nel caso di Alice addirittura, ecco, salire sul gradino più alto dei campionati del mondo, appunto, che si sono tenuti quest'anno a Milano. Ed eccola la giovane campionessa mondiale. Torno veramente spesso, è un posto dove riesco a staccare, a rivedere i miei amici, a fare passeggiate in campagna, quindi è sempre nel mio cuore Ponte d'Arbia. Quest'anno festeggiamo questo mondiale e è una bellissima serata. Ancora un'opera per i giovani realizzata con il contributo del Consiglio regionale, le risorse sono quelle del bando Rigenerazione Toscana. All'istituto Russell Newton di Scandicci, il collettivo, nato in Toscana e trasferito a Torino, ma famoso ormai tutto il mondo, Street Levels Gallery e Guerrilla Spam, ha realizzato nel cortile della scuola l'opera Agora, una raffigurazione incentrata sul tema delle trasmissioni del sapere e della conoscenza, delle esperienze, della condivisione degli spazi. Questo cortile era grigio ma molto geometrico e razionale, e gli artisti hanno reinterpretato questa razionalità dando un tocco di colore. Il progetto è stato in parte condiviso anche con gli studenti, anzi alcuni di loro, ben 8 fra ragazzi e ragazze, hanno partecipato alla realizzazione, e questo è stato il valore aggiunto che ci ha fatto scegliere il gruppo della Street Art. Da qualche tempo ormai giro la Toscana per inaugurare iniziative come queste, finanziate da noi, dal Consiglio regionale, con gli avanzi, con la riduzione dei costi della politica, e sono orgoglioso di aver fatto questa scelta, di aver contribuito a questa scelta qualche tempo fa, perché l'arte di strada è importante come luogo di contaminazione, di socialità, come modo per porre tante domande alle ragazze e ragazzi, come costruzione di luoghi di bellezza, e noi abbiamo il compito di far cambiare il paradigma di tanti che pensano che l'arte di strada sia un modo di imbrattare i muri. Ce ne sono ancora tanti che purtroppo pensano sì, ma vedere il sorriso delle ragazze e dei ragazzi, il loro aver contribuito con le loro idee a questa splendida opera, mi rende orgoglioso e mi dice che la strada è quella giusta. Con i fondi di quello stesso bando nascono anche parchi inclusivi e aree pubbliche per i più giovani e non solo, come quelle di Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena, in località Ponte Abbozzone, Geggiano. La dimostrazione di come anche le piccole comunità, come in questo caso Ponte Abbozzone, Comune di Castelnuovo e Berardenga, hanno beneficiato di finanziamenti e la presenza nel territorio di interventi che consentono alle persone di avere una forma di socialità, se pensiamo agli orti urbani, se pensiamo ai parchi giochi che consentono anche l'integrazione per ragazzi disabili, tante iniziative che rendono vive le nostre comunità, una comunità che è fatta e si fonda nel nostro territorio anche con tante piccole realtà locali, dove le persone dentro queste iniziative ritrovano il senso di comunità. Questa è la Regione Toscana, questo è il Consiglio regionale, questo è anche il mio lavoro. La nuova stagione del Teatro Corsini di Barberino del Mugello viene presentata qui a Palazzo del Pegaso. Prosa, concerti, teatro dei ragazzi, scuola di teatro, matinée per le scuole. Il teatro così diventa un punto di riferimento per l'intera provincia nel 2024. Resta aperto anche durante l'estate con tante iniziative.
Oggi chiudiamo qui Regionando mostrandovi ancora una volta le immagini del maltempo terribile di giovedì. Se ne parlerà, ci sarà un confronto nelle prossime sedute del Consiglio regionale e naturalmente noi continueremo ad informarvi, lo faremo già venerdì prossimo, 10 novembre, dopo il TG della sera.